Carissimi amici, buongiorno a tutti, buona domenica. Utilizziamo uno dei due setup natalizi, così iniziamo un po' l'aria natalizia con il Mercury 37C e la lametta Kai, che prima di armare, vediamo magari, mi metto il prebarba, no? Un po' di argan. Olio di argan, così. Ecco, intanto fa il suo lavoro. Aria di Natale, dunque, di regali. Di spese, insomma, si spende sempre. Però giustamente ieri mi diceva un signore, i soldi sono fatti per essere spesi, quindi lavo le mani, sennò sono unte. Ecco qua. Adesso possiamo insieme armare il 37C slant. 37C slant con la lama Kai giapponese, questa katana. Kai è bellissima, Vabbè, ma tanto oramai la conosciamo benissimo tutti, questa lama così pulita come una katana. Allora, ok. Si è sentito un clac, clac con la Kai. Adesso mi monto la crema Taylor, quella presentata ieri, la Mister. Questa. Avvolgente, morbida, questa Mr. Taylor. Allora, qua, visto che la monto leggermente in ciotola, la vado a mettere direttamente. Ah, questo qui la metto direttamente sul pennello. Questo è il 507 Horse di Zenith, è in versione MDL, che non è in listino, ma è un'edizione speciale di Zenith. Vediamo questa Mr. Taylor che vado a mettere direttamente sulle punte del ciuffo cavallino. Horse. Adesso vediamo di fare il montaggio nella ciotola faraonica appena appena perché altrimenti mi perde tutta la forza di montaggio in viso la crema. Ecco qua. Adesso
Basta, 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 basta. Va bene già così. Vediamo questo 507, eh? Manico lungo, eh? Sì, mi piace perché non mi sporco le mani, eh? E volendo riesco a controllare anche meglio un po' il montaggio sul viso. Ho fatto un macello. Questa Taylor, tra l'altro vedo, ho lasciato aperta. Beh, che dire, eh? Una bella insaponata, no? Fatemi chiudere la Taylor. Oh, Mr. Taylor. E adesso vediamo il Mercury 37C. Devo fare piano, devo essere più lento, altrimenti poi mi rimproverate di essere troppo veloce. E mi dite, ma così non ci gustiamo la rasatura. Eh sì, ma la faccia è mia, eh. Mica siete voi sotto i ferri, dei grandi. Mitici, mitici. Eh sì, cari amici. Oh, con 37C la CAI non si sente, eh. La prima passata la concludo così. E rimontiamo la Taylor con questo Zenith 507 MDL in cavallo. E così inizia il mio schiaffeggio, eh? Perché ho scelto il manico lungo, eh? Per schiaffeggiarmi meglio. È stato un desiderio inconscio allora, eh? Non era tanto per sporcarmi le mani, ho capito.
In effetti riesce meglio, eh. Il massaggio in viso serve comunque. Aumenta anche la circolazione dei vasi, quindi quando vi tagliate esce più sangue praticamente. Sono proprio scemo, eh. Scusate, ma. Dunque, obliquo. Cavolo, mi sono dimenticato di andare piano, scusate. È la forza dell'abitudine, la forza dell'abitudine. Cogliere del sapone che è rimasto all'interno della ciotola, che era ancora fresco. Ciotola faraonica, ottima per appoggiare il pennello. La crema rimonta di nuovo, quella che ho preso sul fondo della ciotola. Trovo morbido questo cavallo, poi non ha il cattivo odore solito del cavallo, sicuramente è stato lavato a dovere, quindi. Dai, rimontato, questo sapone. Il cavallo ha ridomato il sapone, eh? Finalmente un manico pieno del pennello. Adesso vediamo il contropelo. Questo Mercure 37C slant, quindi zona baffi.
Ecco qua. Ma direi che soltanto un ritocchino nel sottogola qua. Beh, direi che anche i puntini sulle i li abbiamo messi. Li abbiamo messi e sciacquo un attimo gli attrezzi. Se mi giro si accende la luce però, è già buono. È già buono. Ok, quindi 37C, mi ha levato via praticamente una parte di pelle, cioè c'è il sopra, la parte superiore del viso che è colorita, invece la parte sotto è bianca, mi sono proprio praticamente depilato, eh? È una rasatura che sotto il periodo natalizio, sotto dicembre più che altro, no? Questo dicembre, così siamo nella prima metà di dicembre, rasatura con setup discretamente alto, no? Come valore. Adesso Grey Flanner, che abbiamo visto ieri, questo Eau de Toilette, che ricordo bene essere fortissimo e amarissimo, il legno amaro qui viene fuori in tutta la sua anima, sua essenza. Eh sì, è veramente forte. E qui lo splash è d'obbligo, nonostante sia uno dei toilette e non un aftershave, ma io me ne frego. Tanto basta mettersi poi una crema idratante. Beh, bello alcolico. Grey Flannel. Ottimo Grey Flannel. Adesso mi metto la crema idratante, anzi no, oggi non metto la Revitalit. Oggi mi voglio mettere la Mediterranea, sì, Mediterranea perché sono i minerali. Con i minerali, sì. Questo gel, sì, perché poi non è una crema, è un gel più che altro.
Mi dà un po' di colore grigio, visto che l'ho perso con la rasatura. Lo splash mi ha svegliato per bene. A parte che ho corso prima 7 km, per cui doccia, olio, mi sono svegliato alla stragrande. Giornata lunga, oggi. Guardate come l'azione del dopo barba, e della crema, di questo gel, scusate, ai minerali, mi hanno dato un po' di colore almeno, Bello, cioè bello, non mio, Bello l'effetto. Sì, sono proprio contento. Quindi 37C. Sì, riconferma nuovamente uno slant di grande efficacia, soprattutto con la lama più giusta per esso, che è appunto la Kai, che scoprì circa più di un anno fa, e da allora non l'ho mai abbandonata, come diversi rasatori del web, che oramai usano frequentemente, sanno benissimo di cosa sto parlando, sappiamo benissimo di quello che stiamo utilizzando. Un'accoppiata veramente vincente. Taylor, in questa sua veste mister, che cosa fa? Ha un profumo che è un connubio, che è veramente l'insieme di diverse profumazioni, è molto elegante e direi molto classica, molto sì, una crema da profumazione classica, avvolgente, è avvolgente perché comunque ci sono diversi toni di profumo e si gode veramente tutta la rasatura, perché ci accompagna appunto questo profumo. Sono profumi diversi che comunque nel bagno di un tonsore si è fatto cullare dalla rasatura tradizionale, c'è una bella differenza di profumi tra il bagno di chi usa una rasatura tradizionale e chi il multilama. Chiaramente magari si deve accontentare di schiume già pronte, e qua i profumi sono nettamente diversi. Se entrate nel bagno di una persona, di un uomo, vi accorgete subito di che rasatura fa. Zent 507, questa è la versione MDL che dovete chiedere alla signora Pandolfo, perché non è a listino e lo metteranno, credo. Comunque, se volete chiedeteglielo. Ciuffo in cavallo, 50% crine, 50% coda. E diciamo che io l'ho preso per il manico lungo e soprattutto pieno, finalmente. Manico in piena resina, color avorio. E spennella benissimo in viso, vi schiaffeggia, che è una bellezza. Io l'ho preso proprio per lo schiaffeggio, me ne rendo conto ora, perché lo volevo sì con manico lungo, perché mi sono più ritrovo con di un uso più facile, più soprattutto per il massaggio che piace a me, e non il massaggio quello, il movimento circolare invece, che lo uso pochissimo. Tutto qua, ma neanche tanto tutto qua, perché comunque di roba ne abbiamo vista tantissima. Bene, cari amici, la giornata è lunga, perché è vero che oggi è domenica, però c'è tanto lavoro da fare. Ho anche la cavalla da governare, insomma, io vado avanti, quindi buona domenica e un abbraccio da Mauro, e dal canale della rasatura del Neofita. A presto.